funzionano come i vecchi tutor, soltanto che le apparecchiature sono apparecchiature di nuova generazione e quindi riprendono, come nella vecchia apparecchiatura, la velocità media di un tratto percorso. Sono stati posizionati in un tratto nel Lazio compreso tra Orte e Caianello utilizzando appunto i vecchi portali del vecchio tutor. Ma accanto a questi controlli avete attivato anche qualcos'altro? Sì, assolutamente sì, li abbiamo già attivati da parecchio. Faremo dei servizi con l'autovelox, con il telelaser, soprattutto in ambito autostradale. Abbiamo visto anche dalle immagini tante auto in movimento. Quali sono i vostri consigli per chi si sta per mettere in viaggio? Allora, prima di tutto la partenza responsabile. Abbiamo visto nelle immagini che molta gente non fa uso ancora delle cinture di sicurezza. Bene, si ricorda a tutti un rigoroso rispetto delle norme di comportamento e quindi soprattutto quando si parte con persone anziane, con bambini, anche con i nostri amici animali, bisogna essere rispettosi delle regole e pensare al viaggio, quindi prepararlo con dei controlli al veicolo, con dei controlli su quello che ci può essere utile durante il viaggio a noi e a tutti quanti gli altri e soprattutto quello di informarsi sulle condizioni della strada. Grazie mille e davvero buon lavoro. Grazie tante. Noi